Con la vittoria del sì al referendum costituzionale che ha sfiorato il 70%, mentre i no sono poco meno del 31%, verranno modificati gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. La novità più importante riguarda il taglio del numero dei parlamentari, che saranno ridotti da 945 a 600. Alla Camera i deputati diventeranno 400, attualmente sono 630, con gli eletti nella circoscrizione estero, ecco, scendono da 12 a 8. I senatori invece passano da 315 a 200, con una diminuzione anche nella circoscrizione estero da 6 a 4. Inoltre, la riforma prevede che nessuna regione possa eleggere meno di 3 senatori, finora erano 7, faccia eccezione per il Molise e la Valle d'Aosta. Diminuendo il numero dei parlamentari, verranno conseguentemente modificate la legge elettorale e i regolamenti parlamentari. Quindi, con la vittoria del sì al referendum, come prima cosa, si eleggeranno 200 senatori e 400 deputati, per un totale di 345 parlamentari in meno rispetto all'attuale legislatura. Un taglio delle poltrone che permetterà di avere alcuni risparmi sulla spesa pubblica, elemento su cui ha puntato il Movimento 5 Stelle nella sua campagna elettorale a favore del sì. Un effetto immediato con la vittoria del sì dovrà esserci per quel che riguarda la legge elettorale. Il sistema elettorale vigente, infatti, il Rosatellum, dovrà essere modificato con una sforbiciata, visto che andrebbero ridisegnati i collegi elettorali. L'intenzione del governo sembrerebbe però essere quella di realizzare una legge elettorale tutta nuova, con il Brescellum partorito dai giallorossi che approderà alla Camera a fine settembre, poco dopo il referendum.